Gabriele, ho letto la tua lettera e mi ha molto colpito, così con Hyundai e la Roma. Abbiamo pensato di farti un bel regalo. Ti va di venire a Trigoria e farti un bel giro. C'è un calciatore che ha letto la tua lettera e vuole assolutamente parlarti. Andiamo? Vabbè. Hanno detto mamma e papà stamattina perché non andavi a scuola? Boh, mi hanno detto che dovevo andare a una visita medica. Ma scusa, ma e quindi tu adesso tu sei qua, no? E stai parlando con noi. Ma tipo un giocatore della Roma ti piacerebbe conoscerlo? Boh, porca noierallo, Zaniolo. Sì? E secondo te chi è lui? Non lo so. Chi sono? Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Bene? Come ti chiami? Gabriele. Gabriele? Sì. Sai chi sono o no? Sì, sì. Chi? Borca Magliola. Mi hanno detto che sei diabetico. Mm-hmm. Anche io. Non so. Lo sai? Sì? Da quanto tempo? E io da ottobre. Ah, da ottobre? Sento qua. Sì. Io avevo 4 anni e io bevevo molta acqua e i miei genitori hanno andato all'ospedale con me e dopo mi hanno fatto un'analisi e mi hanno detto diabetico. A te? A me invece stavo andando a fare una cosa sportiva. Quindi è risultato che ho troppo glucosio. Uh-huh. Quindi dopo un po' siamo andati all'ospedale e c'avevo il diabete. Sì, ma questo non è un problema perché io posso fare tutto, solo devi mangiare bene, devi trattarti bene e questo io posso fare tutto e tutte le persone diabetiche possono fare tutto. Ma anche giochi, no? Calcio. Uh-huh. Dove? E ho terzino attaccante. Ah. Tu devi fare gol, no? Ho un regalino per te. No, per te. Grazie. Facciamo una foto. Voi sono qua per aiutarti, a te, a tuoi genitori, per me è un piacere, va bene?